la libertà non viene troppo prezioso, ce lo dà madre natura la libertà. L'uomo deve essere libero di esprimere i suoi pensieri, i suoi sentimenti, e quindi la libertà deve essere unita alla giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale. L'infinita tristezza, l'infinita tristezza. La libertà senza giustizia sociale può essere anche una conquista vana, 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 vana. Lei può considerare veramente libero un uomo che è umiliato, umiliato, che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero. Sarà libero di bestemmiare, di imprecare. Ma questa non è la libertà che intendo io. È la libertà, è la libertà, è la libertà.